Ciao a tutti, bentornati nel mio canale in un nuovo video di latino. Questa volta si tratta di un video un po' giocoso, un po' scherzoso. Questo perché un mio amico mi ha, diciamo, sfidato, mi ha proposto di dire qualcosa in latino dell'automobile che ho acquistato un anno fa. La mia nuova automobile è una Tesla, quindi un veicolo elettrico, e lui mi ha detto: prova a dire qualcosina in latino, appunto, memore del fatto che in passato lui stesso, affrontando un concorso in latino, aveva tradotto un brano dedicato alla sua macchina, che allora era una 500, che aveva chiamato, se ricordo bene, Quingentula o una cosa simile. Quindi aveva creato una versione ad hoc. Io ho fatto la stessa cosa, ma naturalmente in questo video vi racconto giusto un passaggio, due o tre righe, più che altro come gioco, ma anche per ripassare insieme a voi qualche regola grammaticale del latino e naturalmente per un esercizio di traduzione. Quindi andiamo a cominciare. Cosa posso dire della Tesla? Allora, ecco qui il testo in latino. Ego elonis muscis Teslam emi. Che vuol dire? Io ho acquistato, emi vuol dire ho acquistato, acquistai, dal verbo di terza coniugazione emere, paradigma emo, emis, emi, emptum, emere. Allora dicevo, io ho acquistato, ego evi, che cosa ho acquistato? Complemento oggetto, quindi accusativo. Tesla, ovvero Teslam. Ho fatto sì che la Tesla fosse un sostantivo femminile, visto che mi piace pensarla così, come un'automobile appunto femminile, e quindi, visto che la maggior parte dei sostantivi femminili appartengono alla prima declinazione, ecco qui l'uscita in a e per l'accusativo singolare in am. Precede l'accusativo Teslam un genitivo. Allora, Elon Musk chiaramente è un nome che non esiste in latino, così come non esiste ovviamente la Tesla. E io per Elon Musk ho pensato a un vocabolo di terza declinazione. Per quale motivo? Perché la maggior parte dei nomi propri, soprattutto di origine straniera, in particolare greca, riguardavano appunto la terza declinazione. Ora è chiaro che Elon Musk non è greco, ma fa lo stesso, e quindi ecco qui il genitivo singolare di terza declinazione. Proseguiamo con un'altra riga. Mea Tesla pulcra alba et celeris est. Che vuol dire? La mia Tesla è bella, bianca e veloce. Proprio così. Qui abbiamo il nominativo, quindi Tesla ritorna ad essere un nominativo singolare, accompagnata dall'aggettivo possessivo mea, che chiaramente concorda in caso, genere e numero col sostantivo che accompagna. E stesso discorso per gli altri aggettivi che compongono questo predicato nominale, ovvero pulcra, alba et celeris. E naturalmente il verbo essere est in fondo alla frase, come spesso accade in latino. Ultima frase di questo semplice e veloce esercizio, che è anche la più simpatica, devo dire. Allora, volevo dire che la Tesla è un veicolo elettrico, ma naturalmente la parola elettrica non c'era nel vocabolario, o magari c'era, ma aveva tutt'altro significato. Pensiamo per esempio a electron greco, che aveva a che fare con la resina, di ambra. Per il latino e in particolare per il veicolo elettrico ho pensato a un'altra cosa e vediamo a che cosa ho pensato. Tesla veiculum est, quod non ab equis, traitur sed Iovis, fulmine movitur. Cosa vuol dire? Allora, la Tesla è un veicolo. Chiaramente non si tratta di un'automobile, il veicolo poteva essere un carro, una carrozza, qualcosa trainato da cavalli o anche addirittura portato a braccia dagli schiavi. In ogni caso, veiculum esiste e si tratta di un sostantivo neutro di seconda declinazione e quindi qui è un nominativo che accompagna Tesla e il verbo est.
abbiamo quod. Quod è un pronome relativo neutro perché si riferisce al sostantivo veiculum, appunto neutro. E ho tradotto così, che non è trainato, traitur, dal verbo di terza coniugazione traere, trao, trais, traxi, tractum, traere, qui però coniugato alla voce passiva, forma passiva, modo indicativo, tempo presente, terza persona singolare. Essendo passivo, è accompagnato da un complemento d'agente. Ricordo che il complemento d'agente in latino si traduce così: a o ab più ablativo del nome. E qui ab equis, ab perché il nome equis inizia per vocale. Il complemento d'agente risponde alla domanda da chi nelle frasi passive e riguarda esseri viventi, quindi non solo persone ma anche animali, a differenza del complemento di causa efficiente che vediamo subito dopo, che è sed iovis fulmine movitur, ovvero è mosso, ancora una volta un verbo al passivo, questa volta un verbo di seconda coniugazione, movere, move o moves, movi, motum, movere. Appunto, dicevo, ancora una volta forma passiva, indicativo presente, terza persona singolare, questa volta con il complemento di causa efficiente, perché si tratta di una cosa, di un qualcosa di inanimato, non vivente, ovvero un fulmine, una saetta. Fulmine, vocabolo di terza declinazione dal fulmen, e saetta o fulmine di chi? Di Giove, Iovis, genitivo singolare di questo nome proprio Jupiter Iovis, decisamente irregolare, ovvero Jupiter, Iovis, Iovi, Iovem, Jupiter, Iove. E cosa vuol dire? Allora, anziché scrivere semplicemente che la Tesla è un veicolo elettrico, ho scritto così: la Tesla è un veicolo che, pronome relativo, non è trainato da cavalli, ma è mosso, è spinto, il suo movimento è provocato da che cosa? Chiaramente non dall'elettricità, ma dalla saetta, dal fulmine di Giove. Ed ecco quindi la mia semplice e giocosa versione, giusto per ripassare insieme a voi e dire che tutto sommato si può parlare in latino anche di qualcosa di moderno, come può essere la velocissima ed elettrica Tesla. Alla prossima dunque, ciao!